False fatturazioni, sarebbe questa l'accusa contestata all'US Avellino dopo il blitz della Guardia di Finanza di questa mattina nella sede amministrativa del club biancoverde a Monteforte Irpino. Le fiamme gialle hanno acquisito diversi faldoni con la contabilità della società, finita nelle scorse settimane al centro di un'inchiesta del procuratore aggiunto Vincenzo D'Onofrio, che coinvolge anche il presidente Walter Taccone. Al sodalizio biancoverde sarebbero contestati reati tributari, ma l'avvocato difensore di Taccone, Luigi Petrillo, chiarisce. Proprio stamattina, in singolare contemporaneità, è stato siglato un accordo con l'Agenzia delle Entrate proprio relativo alle fatture che sono oggetto di contestazione, e la società ha concordato con l'Agenzia delle Entrate un percorso di rientro nel debito. Osservo io che probabilmente sarebbe stato più semplice chiederci direttamente la documentazione su supporto informatico e non procedere ad un'attività che all'esterno può sembrare effettivamente un blitz. Perquisizioni e acquisizioni ci sono state anche a Roma, nella sede della Covisoc, dove l'Avellino aveva depositato le fideiussioni poi bocciate per chiedere l'iscrizione al campionato di Serie B. Anche su questo Petrillo precisa. Si tratta di una verifica relativa alla posizione dell'Avellino Calcio in relazione alle passate annualità, e quindi questioni inerenti alla contabilità verificata da Covisoc e agli atti appunto della Covisoc. Però, ripeto, non c'entra nulla la vicenda fideiussioni.